Milano Renzi ha rifiutato l'invito vi ha un po' spiazzato? Sono appena arrivata, non lo sapevo, quindi beh, non saprei. Chiaramente dispiace, però io confido nel fatto che, cioè, se non è venuto avrà avuto i suoi motivi e spero che sia comunque un meeting bello, insomma, cioè, non mi faccio condizionare da questo. Invitiamo tutti a dialogare poi. Chi risponde? Ben volentieri. Era scout lui, giustamente è andato a vedere le sue origini. Se vuole incontrare altro, benissimo, se no lo può incontrare anche in altri modi, non è solo venendo al meeting. Un meeting con meno politica, che meeting è? Uguale agli altre volte, anzi forse meglio, perché i giornali dovrebbero parlare di più di cos'è il meeting e non degli uomini politici che ci vengono. Quindi meno passerelle? Meno passerelle, secondo me, va benissimo così. Quello che noi ci aspettiamo non è di essere raccontati sui giornali per quello che dicono i politici, ma quello che io mi aspetto è di sentire, come dicevo prima, esperienze vere. Certo, l'attenzione della politica ci interessa. Ovviamente, però non ci preoccupa. Si perde una cosa bella. Cioè Renzi si perde una cosa bella. Renzi si perde una cosa bella, sì. Quindi a perderci è lui. Ah, non c'è dubbio. Stiamo aprendo il meeting con questo grande tema, il potere del cuore. E siamo molto contenti di questo, saremmo stati contenti se il presidente Renzi fosse venuto. Non so se si è rotto qualcosa fra CL e la politica, bisognerebbe più che altro chiederlo a CL. Il meeting ha sempre avuto grandissima stima, e lo diremo anche oggi, della politica. Il meeting è un'altra cosa rispetto alla politica, e credo che valga anche per il meeting quello che Don Giussani diceva rispetto alla politica, e cioè che una distanza critica è inevitabile. Il meeting non è nato per far politica, per cui se la politica c'è non è, cioè, è una roba in più, ma il meeting principalmente non è nato per far politica. Oh, il meeting ha tante cose, per cui ci sono comunque tantissime opportunità e tantissime cose belle che ci possono essere offerte, per cui... La sentite l'assenza della politica? Cioè, sicuramente è sempre interessante, cioè è sempre bello che possa venire questi personaggi anche come di riconoscimento dell'evento, e poi credo che sia molto interessante che si tratti di questi temi qui al meeting, per cui sentiamo la mancanza sicuramente di questo. Sono accadute delle cose per cui il clima è decisamente cambiato rispetto agli altri anni, tutte le cose che sono accadute, per cui anche più diffidenza. Parla di formigoni, delle inchieste? Queste cose qui. Io arrivando qua stamattina partecipando alla Santa Messa mi sembra che ci sia il clima di ogni anno, cioè il clima di ogni anno che sono venuto qua di gioia e gratuità per il fatto che ancora quest'anno il meeting ci sia nonostante tutto quello che sta succedendo nel mondo e nonostante la gente potrebbe benissimo fottersene, quindi il fatto che ci sia ancora un messaggio del genere per me dice che non è cambiato molto, anzi siamo qua e siamo vivi.